Pane senza farina, ragazzi. Questo lo farete tutte le settimane. Per fare il pane senza farina prendo 600 g di riso basmati. Io l'ho ammollato per 2 ore e adesso andiamo a scolarlo. Poi prendo un frullatore e metto il riso all'interno. Poi aggiungo 4 cucchiai di olio d'oliva. Ora prendo una bustina di lievito di birra secco che corrisponde a 7 grammi e l'aggiungo. E ora aggiungo 310 grammi di acqua tiepida. Tutta Tutte in una volta, vero? in una volta. Chiudo e comincio a frullare. Perfetto, adesso vado ad aggiungere un cucchiaino di sale e continuo a frullare. Ci siamo, andiamo a controllare la consistenza. Mi raccomando, frullate per almeno 2-3 minuti perché dovete ottenere un composto bello, bello liscio e cremoso, proprio come questo. Ragazzi, mi raccomando che la consistenza sia esattamente questa. Seguite i passaggi e le dosi perfette della ricetta. E frullate bene. Ora prendiamo uno stampo per plum cake. Il mio è 23 cm x 9. Poi io l'ho rivestito con carta da forno. E adesso vado a versare il composto all'interno. Quindi Diana, questo composto, poi una volta lievitato, tutto diventerà pane? Vedrai alla fine, sì. E ora non ci resta che mettere il composto a lievitare per un paio d'ore. Guardate cosa faccio io. Prendo una ciotola, l'appoggio sopra e poi copro tutto con un panno. In questo modo ci assicuriamo che l'impasto rimarrà caldo e potrà lievitare tranquillo. Anzi, se lo mettiamo vicino ad una fonte di calore, la lievitazione si attiverà più velocemente. Io l'impasto lo metto qui sui fornelli e siccome in casa non fa caldissimo in questo momento, sul fornello vicino metto una pentola con dell'acqua e la faccio bollire. Poi spengo e in questo modo l'acqua emanerà tutto il vapore e qui si creerà un bell'ambiente caldo perfetto per il nostro pane. Allora ragazzi, ci siamo! Alla fine sono passate 3 ore e mezza ed ecco qui il pane lievitato. E adesso lo andiamo a Cuocere. Quindi infordiamo il nostro pane nel forno statico preriscaldato a 190 gradi per 35 minuti. Andiamo! Allora, il pane è pronto, lo abbiamo sfornato, c'è un profumo buonissimo in cucina. Prima di farvelo vedere, però, lasciate un mi piace al video, mi raccomando, condividetelo anche. Questa ricetta, ragazzi, la farete ogni settimana. andiamo a vedere com'è venuto Diana. Subito! 3, 2, 2! 1. Wow, ragazzi, questo è pane! Ma poi è sofficissimo, Ragazzi, cioè. un pane con solo riso, senza farina. Tagliamolo Adesso subito. siete pronti? Sentite già che croccantezza? Non ci posso credere. No, mamma mia. Ma guarda quanto è soffice. Cioè, Guardate che tagliamo. mollica, ragazzi, guardate. Andiamo a tagliare delle fettine. Ragazzi, Guarda qui. aprilo un po'. No, vabbè, cioè. Ma che meraviglia, ragazzi. Ragazzi, quanti di voi faranno questa meraviglia? Scrivetecelo qui sotto nei commenti, ma io immagino tutti lo farete. Che buon profumo, mamma mia. Io ho deciso di tostare le fette di pane in padella. Prima l'ho unta con un filo d'olio d'oliva e le tostiamo così da entrambi i lati per un paio di minuti. Ok, il pane è pronto, adesso ci spostiamo di là sul tavolo. Quindi, un pizzico di sale. Olio d'oliva. Vabbè, ma tu mi stai tentando un sacco, Diana, così. E l'ultimo tocco, origano. Una fetta di pane così ti rallegra proprio la giornata, vero, Diana? Vero? E ora sì che si assaggia, ragazzi. Vado. Mamma mia!
È incredibile. Senza parole. Sa di pane vero.